Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio Venati, sono il direttore generale dell'hotel Resort Villa Tolomei di Firenze. È un hotel 5 stelle, nasce dalla ristrutturazione di una villa rinascimentale del Settecento. Ha 30 camere più 3 appartamenti, ristorante e piscina. E diciamo che la piscina è uno dei punti forti della struttura, in quanto a Firenze non ci sono hotel con una piscina così grande. Io ho conosciuto Rita perché stavo cercando sul mercato una specialista di visual food e ho chiesto a degli amici del settore che mi hanno consigliato per l'appunto Rita. La mia necessità era quella di rendere i prodotti di altissima qualità che noi forniamo ai nostri clienti, di renderli appetibili agli occhi, dare un valore aggiunto per quella che è appunto la vista, che è il senso, uno dei sensi primari, per far vivere un'experience completa al cliente. I problemi che ho risolto attraverso il servizio che Rita fornisce agli hotel, in primis è quello della disposizione e l'ottimizzazione degli spazi, poi quello della valorizzazione della luce sul buffet e quello dell'organizzazione. L'organizzazione di un buffet vuol dire risparmi economici e valorizzazione dei prodotti. Abbiamo lavorato sul buffet della colazione. E da quando abbiamo messo in atto queste nuove procedure lavorative, abbiamo ottenuto intanto un riscontro positivo dai clienti che hanno gradito molto i prodotti, che erano gli stessi, qualcuno aggiunto, ma la maggior parte erano gli stessi. E poi anche dal punto di vista organizzativo, i nostri colleghi che si occupano di somministrare il servizio hanno ritenuto, come dire, positivo la riorganizzazione. Prima di questo servizio, i prodotti comunque erano di altissima qualità. La presentazione, la ridistribuzione dei prodotti con delle aggiunte di alcuni elementi ha fatto sì che il cliente percepisse meglio e soprattutto re ha reso adeguato allo standard di chi viene in un 5 stelle la percezione del buffet della colazione. Del servizio che ci ha dato Rita, intanto la velocità nella progettazione del buffet delle colazioni e quindi successivamente la realizzazione, la condivisione degli obiettivi, quindi abbiamo utilizzato per il 90% le stesse attrezzature, quindi è stato ottimizzato, lì c'è un lavoro di ridistribuzione. Con i suggerimenti, appunto, oserei dire un servizio tailor-made, quindi fatto apposta per la nostra struttura, per le nostre esigenze. Diciamo che le aspettative di un direttore di un hotel 5 stelle sono sempre altissime. Però Rita, devo dire che si è avvicinata tantissimo proprio perché ha unito il connubio tra gli strumenti che noi avevamo a disposizione e il risultato finale. La cosa che mi preoccupava era che quando tu vai a richiedere un servizio, un preventivo per un servizio, per una consulenza, la prima cosa che ti viene chiesta è comprare attrezzature, cosa che io volevo a prescindere escludere, ma non per mancanza di budget, ma perché sono convinto che con le stesse attrezzature la competenza di un visual chef possa portare le migliorie che noi attendiamo. Chi cerca un visual chef penso che può approcciarsi a Rita, in quanto, come dicevo, il servizio su misura è il suo punto di forza, oltre alla competenza, per chi vuole acquistare questo servizio. Attraverso la comunicazione passa il 90% di ogni servizio che viene erogato. Quindi il beneficio immediato che io ho percepito, che ho riscontrato più che percepito, che è un riscontro reale, è quello che da un punto di vista di comunicazione i clienti direttamente hanno percepito un buffet diverso. I dipendenti sono motivati a vedere il riscontro di questo servizio. E poi, visto che stiamo rifacendo tutta la linea comunicativa della struttura, ovviamente abbiamo riscontrato un beneficio ulteriore in quanto andrà sui canali social e comunicativi dell'albergo in maniera coerente con quella che è il nostro progetto. Ringrazio Rita e il suo team per la collaborazione con cui abbiamo messo in atto questo progetto, che sicuramente è solo l'inizio di una collaborazione, visto che noi abbiamo anche altre strutture, abbiamo in programma altre aperture, quindi in un progetto più ampio non può non esserci una futura collaborazione.